trans, la donna che è riuscita a individuare i suoi carnefici con una lucidità che è sconvolgente. Guardate il servizio in esclusiva di Claudio Marchionni. Ragazzo più grande mi ha preso del capelli e mi ha buttato a terra. Lui comandava tutto. Il congolese, il maggiorenne. Sì, lui. Lui ha fatto l'ordine, chi va andare dopo di lui. Perché lui è stato il primo. Sì. Sentivo l'odore del suo sudore. L'ho sentito, lo ricordo. Lo saprebbe riconoscere. Sì. Adesso si stanno dando la colpa l'un l'altro, ma lei la sa la verità. Io so la verità. E qual è la verità? Che loro mi hanno violentata. Tutti e quattro? Tutti e quattro. Due di loro per due volte? Sì, il più grande. Ha avuto la forza di dire usate almeno il preservativo? E io l'ho detto. Nella mia borsa c'è il preservativo usato, no? E il congolese ha detto che lui non era abituato a usare queste cose. E il marocchino più grande aveva il boccio della bottiglia puntandomi qui. E allora le ho detto, ok, lo facciamo, però senza picchiarmi, senza violenza. Però una alla volta. Il preservativo non l'ha usato nessuno? No, i due più piccoli. Eppure lei ha detto, quando sono stati arrestati, non riesco a odiarli. Come fa? Che sono così piccoli. Iniziare una vita così chiusa. È una cella in Cina. Che brutta vita. Per iniziare una vita. Il suo futuro invece come lo immagina? Posso dire che lei ha circa 40 anni. Grazie. Come lo immagina il suo futuro? Ai, non lo so. Non penso. Ancora non vedo il mio futuro. Senza dormire, senza, con paura. No. Con questo volto che continua a pararsi sì. Davanti a lei. Perché al congolese le ho tolto il capellino, per quello so che era pelato, che non c'era capelli, arrasato completamente. Cercando di difendersi o l'ha fatto apposta per poter sì. Vederlo? Al congolese se l'ho fatto apposta. Come ha fatto a mantenersi così lucida, signora? Non me le spiego neanche io. È abituata a essere trattata male sulla strada? No, mai. Pensano che trovare, lavorare sulla strada è trovare persone cattive. No, si trova anche amici. Si trova persone che ti chiedono cose magari che io so, che magari per farlo vivere una vita quotidiana con suo compagno, no? Questo, non si trova gente cattiva così. Chi l'ha soccorsa per prima? Passò la macchina di polizia dopo, c'erano 7-8 minuti che era fermando la macchina, però nessuna macchina si fermava. Passò la polizia. Erano le 4 della mattina? Già erano le 5. È durata un'ora la violenza? Quasi un'ora. Un'ora. È lunghissima un'ora. Un'ora in certitudine, sì, si saldrai vivo o te lasceranno morta. Devi pensare a questo. Cosa si diceva tra sé e sé in questa ora? Che passi subito. Per me voleva farlo così finivano e si andassero. Invece loro hanno ricominciato ancora. Soffriva di più, perché io ho detto, bueno, ho fatto quello che loro volevano, allora se ne andranno. Però invece no.
Io l'ho riaffatto ancora, tutte e due. E quello mi dà più rabbia. Quando ci sarà un processo, un'udienza, potrà riguardare in faccia di nuovo il congolese, se lei vorrà. Sì. Pensa che lo farà. Per me voglio guardarlo tutti e quattro. Non ho paura. Voglio vederlo tutti e quattro. E ora vuole la sentenza e la pena più pesante? Sì. Anche mi dispiace per i ragazzini. Le dispiace per i ragazzini? Sì. Per i tre minorenni? Perché sono stati manipolati per questo qui. Dal maggiore, dal maggiorenne, sì. Dal congolese? Ne è certa? Sì. Secondo lei, com'è possibile che dei ragazzini di 20 anni, anche meno, possano comportarsi da belve così? Penso che i suoi genitori non sono del grande esempio, no? Che fa un ragazzino bevendo e drogandosi a 14 anni, fino alle 5 di mattina in giro? Che faceva? Lo fanno non solamente portare i figli al mondo e lasciarlo e seducarlo. I fatti di quella notte spingono molte persone a dire fuori gli africani dall'Italia. Penso che tutti non sono uguali, tutti non sono lo stesso. Quindi le dice non sono tutti uguali, non dobbiamo avercela con tutti gli stranieri. No, non posso prenderla con tutti.